Noi chiediamo un tavolo di confronto sulle misure che la regione deve mettere in campo sul caro bollette e sullo shock energetico a favore delle imprese e a favore delle famiglie. Ci sono delle risorse, possono arrivare fino a 200 milioni di euro, che non sono consistenti per quanto riguarda l'ammontare delle risorse che servirebbero, oltre 2 miliardi di euro, ma pur sempre sono circa il 10% del costo che la nostra comunità, tra imprese e famiglie, stanno sostenendo in più, con il rischio vero, drammatico, che alcune imprese possano davvero chiudere e che tante altre famiglie possano non farcela. La legge elettorale non è il tema. E peraltro, per quanto ci riguarda, chiediamo che ci sia una legge elettorale sottoscritta da tutte le forze della maggioranza, e così non è, che ovviamente si eviti di riscrivere le regole del gioco nel momento in cui c'è una tornata elettorale, quella regionale alle porte, e che peraltro sia dotata anche dei pareri tecnici. In questa mattinata questa legge elettorale non era dotata dei pareri dell'ufficio legislativo, perché per quanto ci riguarda e per quelle che sono i primi rilievi che noi stiamo portando avanti, è anche contro lo statuto della Regione Abruzzo.